Riprendiamo il nostro lavoro da dove l'avevamo lasciato. Ora occorre rimuovere la velinatura dalla superficie del quadro per poter poi pulirlo e fissarlo, quindi riverniciarlo, dare a lui una nuova luce. Per far sì ci occorrerà del cotone idrofilo, una pinza, dell'acqua demineralizzata. Potete usare anche l'acqua normale, ma meglio la demineralizzata. Poi ci occorrerà anche un pennellino a setole non troppo morbide e un bisturi non troppo tagliente. Io ne ho uno super usurato e andrà più che bene. Avvolgiamo alla nostra pinza del cotone idrofilo. Avvolgiamo sull'estremità della pinza del cotone idrofilo. Prepariamo così un tampone. Prendiamo la nostra acqua, il pennellino e molto delicatamente bagniamo la velina anche sui margini, lì dove insista pure sui margini. E facendola rinvenire col bisturi piano piano, senza cagionare danno al quadro, rimuoviamola. Questa operazione è molto delicata, perché se sarete troppo veementi farete l'effetto ceretta al quadro. Man mano che lo bagnate, asciugatelo con il vostro tamponcino, asciugate la superficie pittorica. Mi raccomando, non togliete le veline se prima non le umidificate, perché sennò tirerete via la pellicola pittorica. Quindi umidificate, tirate via la porzione di velina piano piano. E asciugate. Quando togliete la velina, mi raccomando, non tirate verso l'alto, ma fate scorrere piano piano così la velina, mantenendola proprio attaccata alla pellicola pittorica. Io sono più veemente verso i margini, perché naturalmente questa porzione qua non mi interessa, quindi non perdo tempo. Senza strisciare, ma tamponando così dolcemente, asciugate l'eccesso di umido dalla vostra pellicola pittorica. Ok, una prima pulitura è già stata data dalla rimozione delle veline. Adesso però dobbiamo proseguire per una pulitura un po' più approfondita e più mirata. Questo quadro è molto smagrito, molto molto smagrito. La pellicola pittorica viene via con enorme facilità, quindi dobbiamo andare molto cauti verso all'interno di una ciotolina del Contrad, che è un tensioattivo, e faccio una soluzione di una parte di Contrad e 10 parti di acqua, che è una soluzione comunque molto forte, non è una soluzione blanda. Riesco a rimuovere dello sporco con questo tipo di soluzione. Allora, parto dall'angolo esterno. Oh sì, vedete come viene via? E poi, usando dell'acqua pulita con un batuffolino di cotone ben strizzato, rimuovo il Contrad, quindi con un batuffolino di cotone completamente asciutto elimino gran parte dell'umidità e proseguo così su tutto il quadro.
Quindi rimuovo lo sporco con pennellino e Contrad, elimino l'eccesso di tensiattivo e lo sporco che porta via con del cotone bagnato, e poi asciugo con del cotone asciutto. Non pulisco a fondo il quadro, questa è una mia caratteristica, non pulisco mai a fondo i quadri, lascio sempre un po' di patina di tempo pittore perché mi piace. Il tempo che passa sulla pellicola pittorica deve essere rimosso quando toglie visibilità alla pellicola pittorica, ma deve rimanere quella patina che invece conferisce quel fascino di antico e di passaggio del tempo. Spatinare troppo un'opera d'arte, cioè portare a bianco per esempio queste nuvolette che col tempo si sono ingiallite, è una forzatura di restauro. Si azzera il passaggio del tempo dell'opera d'arte e quindi si falsa la sua storia. Certo che è emozionante riscoprire i colori pseudo originali dell'epoca. State sempre attenti che sul tampone non ci siano tracce di colore, deve esserci solo lo sporco, se no il solvente che state usando non va bene. Sto andando senza pinza perché qui la pellicola pittorica è più screpolata, quindi voglio sentire sotto le dita quello che succede. La pinza non mi dà la stessa sensibilità. Finita la pulitura del quadro, devo fare in modo che il tensioattivo cessi completamente di funzionare sulla pellicola pittorica, perché altrimenti potrebbe smagrirla troppo. Allora cosa faccio? Immetto una parte oleosa che comunque smagrisce ancora un po', ma apporta anche nutrimento, è una sorta di un solvente, uno sgrassante, ma nello stesso tempo umettante in qualche maniera, perché è uno sgrassante oleoso, un po' di petrolio bianco e passo con il tampone. Nel frattempo questo mi darà anche il tasto della pulitura del quadro, perché se ci dovessero essere delle zone ancora unte o ancora sporche, il petrolio tende a rimuovere, come tutti gli oli, lo sporco. Però il mio tampone esce abbastanza pulito, questo grado di sporco rientra in quella che è la mia tolleranza, nel senso che vi ho detto che io non rimuovo tutto lo sporco dal quadro, quindi va benissimo. Ora lasciamo bere il petrolio al nostro quadro. Integrerò ad acquerello due, e dico due, lacune, questa e questa, semplicemente con l'immissione, con un'integrazione pittorica imitativa ad acquerello. Perché ad acquerello? Perché è un'integrazione pittorica removibile, quindi non vado ad apportare nulla di che non si possa togliere in una seconda fase. Terra d'ombra naturale, un po' di blu, e maschero così in maniera del tutto leggera e removibile la lacuna. Non vado neanche a riempirla di stucco, niente niente, non tocco il quadro. Solitamente io non faccio questo tipo di integrazione pittorica,
Ma in questo caso, essendo delle porzioni di terra ed essendo così poco lacunoso il quadro, preferisco inserire un po' di acquerello che non cominciare un lavoro di restauro enorme con immissione dello stucco, levigatura e tutte le operazioni che potrebbero danneggiare ulteriormente il quadro. Bene, eliminate totalmente le lacune, non si vedono più, ma questo non si dovrebbe fare, le lacune quando restaurate un quadro dovrebbero rimanere evidenti. Io le ho tolte semplicemente perché questo quadro è mio, quindi non andrà né esposto in un museo né restituito ad un cliente e ho avuto la mano di saper miscelare bene i colori in maniera tale da non far vedere la lacuna. Adesso andiamo finalmente a verniciarlo con una buona vernice da ritocco, una retouche. Andiamo e verniciamolo e il nostro lavoro è finito. Scusate il caos, ma siamo in balcone perché questa operazione non potete assolutamente farla in casa. Prendete una vernice retouché extra fine, questa qui è la migliore, e ponendovi abbastanza distanziati, cominciamo a spruzzare. E voilà, fine. Quindi fate in modo che la bomboletta scarichi l'eccesso mettendo la testa in giù finché non spruzza più niente, così rimarrà sempre nuova. Il nostro quadro è bello e pronto. Facciamo asciugare la vernice. Bene, ci vediamo dopo per il grande momento della messa in parete. A questo punto il quadro è tornato vivido, voi lo vedete specchiato perché ancora la vernice è fresca e soprattutto voi siete a luce radente, di conseguenza lo vedete, ecco, in realtà è così, ed è molto molto bello. Facciamolo asciugare totalmente in maniera tale che tutto il quadro assorba la vernice, la pellicola pittorica si consolidi ben bene, dopodiché lo metteremo nella sua cornice e quindi lo appenderemo. Mentre ci siamo, ho pensato di fissare il quadro insieme a voi e allora vediamo come faccio. Il quadro alloggiato all'interno della cornice, che era stata dipinta non so perché, non so per cosa, allora è partendo. Inchiodo con i chiodini in maniera tale da farlo rimanere incastrato. Inchiodato. Ora, se vogliamo coprire tutto questo, basterà mettere della carta pacchi su tutto il retro del quadro. Io non lo faccio mai perché all'interno si annidano insetti. Quindi vi lascio io il consiglio di lasciare libera la tela sul retro in modo che ogni tanto possiate girarla, dare un colpo di bygone magari, perché le larve molto spesso si annidano qua dietro perché è un posto caldo caldo, comodo comodo. Quindi tenete sempre d'occhio il retro dei vostri quadri. Ora ve lo giro e vi svelo l'arcano. In tutto il suo ritrovato splendore, non si vede nulla. E allora sapete che c'è? Andiamolo ad appendere insieme.